Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di raddoppio ferroviario. L'associazione Italia Nostra è perplessa riguardo il nuovo progetto di RFI sulla linea Roma-Pescara. Il tracciato infatti dovrebbe passare sulla falda del Morrone che alimenta le sorgenti del Giardino. Ce ne parla Giuseppe Dintino. Il nuovo tracciato della linea ferroviaria Roma-Pescara attraverserà la falda acquifera del Monte Morrone. Il nuovo progetto di RFI mette a rischio le sorgenti del Giardino, fanno sapere dall'associazione Italia Nostra. Il timore è che nulla si sia imparato dal traforo del Gran Sasso, che ha prodotto la seccagione delle sorgenti, la diminuzione della portata dei fiumi e la compromissione della biodiversità. La galleria prevista, che è di circa 11 km, sono due gallerie, interessano trasversalmente tutto il flusso dell'acqua, che è un flusso imponente che tra le varie cose, da vita e paesaggio al parco nazionale, per tutta l'area peligna, e interessa le sorgenti del Giardino. Le sorgenti del Giardino sono le più copiose del Monte Morrone, danno acqua oligominerale naturale di altissimo pregio, di altissima qualità, e riforniscono l'acquedotto che serve tutti i comuni della Valle del Pescara, compreso Chieti e compreso il capoluogo Pescara, e siccome gli acquedotti sono interconnessi, interessa anche Francavilla fino a Bucchianico e interessa a nord Montesilvano e altri paesi. Paesi importanti, centri fino ad Atri. Stiamo quindi parlando del rischio che queste sorgenti potrebbero essere seccate. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la fase del dibattito pubblico sul progetto. Le perplessità di Italia Nostra non riguardano solo l'impatto ambientale, ma anche i benefici economici e sociali che l'opera dovrebbe garantire. Più vistoso è che verranno tagliate fuori dall'accesso alla ferrovia centri importanti da Tocco da Casauria, Bussi sul Tirino, soprattutto Popoli, che era, diciamo, il crocevia dell'Abruzzo interno, e invece queste gallerie la taglierebbero. Ma anche nelle parti urbane, quindi da Pescara andare fino a Manopello e poi a Scafa, eccetera. E questa è un'opera che dovrebbe costituire un momento di riqualificazione di tessuti, diciamo, che attualmente sono già danneggiati dall'attraversamento, mentre sentiamo parlare di demolizione di case, di raddoppio, altre barriere tra abitati, eccetera. Ora, quello che stupisce è veramente questa indifferenza verso il contesto. E guardate che le economie di contesto, il miglioramento degli ambienti circostanti, sono dei benefici che in un piano nazionale di resilienza si dovrebbero proprio conteggiare. Cioè, non è importante, è importantissimo raggiungere con minor tempo Roma da Pescara e viceversa, ma è altrettanto importante che questa sia un'infrastruttura che serva ai territori. La pagina sindacale con il caro bollette in primo piano occorre oggi più di ieri procedere con urgenza ad un piano strategico di sviluppo che offra un immediato intervento di sostegno a famiglie e imprese. Il grido della CGIL Chieti preoccupata per il silenzio operativo del mondo politico. Selenia Secondi. 42 miliardi di euro è la stima che fa la CGIL degli aumenti in bolletta che si riverseranno sulle famiglie e sulle imprese in Abruzzo per questo anno in corso. Un dato che fa preoccupare, anche perché significherebbe per le imprese sicuramente un fermo della produzione in molti casi. E per le famiglie? Per le famiglie altrettanto, i 42 miliardi spalmati ovviamente a livello nazionale, ma avranno una ripercussione pesante, soprattutto in bolletta, come stanno già vivendo le famiglie. L'aumento del gas, non si può riuscire più a riscaldare un ambiente in maniera adeguata, l'aumento della luce. Ci sono dei costi per davvero esosi e c'è bisogno di intervenire con urgenza, non si può continuare a discutere di altro, c'è bisogno di capire come le famiglie, come i cittadini, come i disoccupati, come i pensionati riusciranno a garantire una stabilità anche rispetto a queste cose, le cose che possono sembrare secondarie ma che non lo sono, perché fanno parte della vita quotidiana. Riuscire oggi ad avere un minimo di riscaldamento penso che sia un
minimo che si debba poter garantire alle famiglie, e non intervenire in questo modo è per davvero un qualche cosa che grida vendetta, o intervenire semplicemente con 4 miliardi a livello nazionale e altrettanto dire nulla praticamente. Oggi c'è una discussione, viene rinviata per l'ennesima volta a livello di Consiglio dei Ministri, vengono rinviate a livello territoriale discussioni, nessuno ne parla, ma c'è un problema serio e quindi c'è la necessità di intervenire anche con strumenti a livello territoriale che danno la misura di riduzione di quelle che sono le tasse regionali. Per quanto riguarda le imprese, per esempio, si parlava anche di una detassazione che voi chiedete, ma non solo. Sì, una detassazione, bisogna intervenire anche sul versante delle imprese. Le imprese ovviamente sono quelle che rischiano ancora di più, perché gli aumenti, soprattutto quelle imprese che consumano molte energie, adesso stanno valutando che facciamo, continuiamo a produrre, ci fermiamo, riduciamo, chiudiamo. Quindi questa è una discussione che non deve essere affrontata fra 2 anni, va affrontata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è bisogno quindi che si intervenga anche a livello locale, regionale, provinciale e territoriale, diciamo, fermando quelle che sono le tassazioni locali e cercando di incentivare il fatto che le imprese resistano in questo momento, fino a quando ovviamente si capirà come e in che modo si deve intervenire in maniera strutturale. Non può essere che questo costo dell'energia compromette quel poco di inizio di ripresa che c'era, ma soprattutto il tessuto produttivo intero di questa provincia e della regione. Logistica e trasporti sono stati il tema del terzo congresso interregionale della FIT CISL Abruzzo-Molise. Nella nostra regione ci saranno interventi importanti finanziati con le risorse europee che renderanno l'Abruzzo protagonista. Vediamo. Abruzzo al centro di una rivoluzione dei trasporti e della logistica è quanto sottolineato questa mattina a Francavilla al Mare nel terzo congresso della FIT CISL Abruzzo-Molise dal titolo Cresciamo con trasporto, protagonisti nel futuro del lavoro che cambia. L'Abruzzo davanti sfide importanti, prima tra tutte la realizzazione della ZES, la zona economica speciale per gli scambi commerciali est-ovest, in cui saranno strategici i porti e la tanto agognata linea ferroviaria Roma-Pescara. L'Abruzzo dovrà adempiere al suo ruolo da protagonista, ha detto il segretario generale della FIT CISL nazionale, Salvatore Pellecchia. Ma l'Abruzzo dovrà adempiere, questa è un'occasione unica per recuperare i ritardi strutturali delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In passato c'è sempre stato l'alibi dell'assenza delle risorse economiche, oggi queste risorse economiche ci sono, le mette a disposizione l'Europa, vanno spese bene e nei tempi giusti per dare anche ai cittadini abruzzesi e del Molise quella opportunità che le infrastrutture mettono a disposizione. Si è tenuto a Roseto degli Abruzzi un incontro sulla questione delle concessioni demaniali. I balneatori si dicono abbandonati dalle istituzioni che nella giornata di oggi dovrebbero presentare in Consiglio dei Ministri la legge sulle gare. Vediamo. C'è un proverbio che dice: non c'è peggior sordo che non vuol sentire. Questo signore si chiama Draghi. Non le manda a dire il presidente della SIB Abruzzo Riccardo Padovano sulla questione delle concessioni balneari che dal 31 dicembre 2023 non saranno più valide. L'incontro di questa mattina a Roseto degli Abruzzi precede la discussione che con ogni probabilità ci sarà oggi in Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di individuare nuove misure ad hoc. Se si apre un contenzioso, non è che non andiamo a fare con Draghi, che molto per me non ci interessa, ma lo faremo col primo cittadino del territorio, da primo cittadino poi al presidente della regione e via dicendo. Immaginiamo uno scenario del genere, significa far morire il turismo balneare. Sospendono le critiche e attendono quello che verrà fuori dalla riunione, dicono associazioni e balneatori, ma la paura è quella di vedere operatori esteri impossessarsi di decenni di investimenti e sacrifici. Noi battiamo tutte le strade perché qui bisogna lavorare a 360 gradi, quindi per il momento tutte le piste sono aperte, la fuoruscita la Bol che sta in ricorso alla Corte Costituzionale, altri progetti che stiamo facendo insieme al Ministro, quello che a noi serve è che qualcuno ci ascolti semplicemente. Non oso immaginare se questa direttiva dovesse andare in porto, cioè non credo ci voglia uno scienziato per capire che se io devo monetizzare su un'impresa che mi viene data a tempo, oltretutto ad un tempo anche piuttosto limitato, la prima cosa che faccio, abbasso gli investimenti, magari aumento anche i prezzi per ottimizzare i guadagni. Questo penso che sia l'ABC di qualunque azienda.
La condizione delle reti viarie in provincia di Teramo è particolarmente grave a causa delle ultime calamità naturali e per l'assenza di finanziamenti ordinari. Il presidente Diego Di Bonaventura ha presentato al ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini la richiesta di alcune opere strategiche interprovinciali che collegano le zone interne al territorio costiero. Tania Bonnici Castelli. La provincia di Teramo punta su alcune infrastrutture viarie strategiche come la Pedemontana nord-sud con una specifica attenzione al tratto Bisenti-Cermignano-Penna Sant'Andrea, la strada panoramica del Gran Sasso, la rete provinciale della mobilità ciclistica, il ponte sul Vomano che collegherebbe le aree industriali di Roseto, Atri e Pineto. Il pacchetto contenente queste opere è stato presentato al ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Il presidente della provincia Diego Di Bonaventura ha chiesto con determinazione di finanziare le grandi reti di collegamento interprovinciale, altrimenti tutto il territorio non costiero rischia una vera marginalità. Il dossier presentato al ministro andrà ora condiviso con le regioni, con l'ANAS e le Ferrovie dello Stato. Giovannini ha indicato come percorso quello di costituire un tavolo di lavoro con le province per redigere linee guida condivise. Un'operazione che restituisce la giusta attenzione alla viabilità secondaria, alla quale dopo la riforma del Rio non è stata assicurata da parte del governo linee di finanziamento stabili, causando un progressivo ammaloramento delle strade. In provincia di Teramo in particolare la situazione è davvero grave, dichiara il presidente Di Bonaventura, perché oltre alla mancanza di fondi statali si sono avvicendate numerose drammatiche calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni. Non è un caso che le principali fonti di finanziamento sono state quelle straordinarie, mentre sono venuti a mancare i fondi ordinari che garantiscono la programmazione annuale degli interventi. È apprezzabile questa inversione di tendenza, conclude Di Bonaventura. La provincia di Teramo è pronta con delle opere che sono accompagnate da una fase molto avanzata di progettazione. La Soprintendenza delle Belle Arti e la Cooperativa Ammirare hanno pubblicato un bando per la ricerca di sponsor che sostengano le attività di Tricalle Sistema Cultura, un punto di riferimento per la cultura appunto a Chieti. Vediamo. Un partenariato pubblico-privato per sostenere le attività del nuovo Tricalle Sistema Cultura a Chieti. Il bando per recepire proposte di sponsorizzazione è a cura della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Chieti Pescara, in collaborazione con la Cooperativa Ammirare, che si occupa in Abruzzo e Molise della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Per inviare le proposte c'è tempo fino al 15 aprile 2022. Il bando è disponibile sul sito mirarecoop.it e su quello della Soprintendenza. Un partenariato che è frutto di un percorso condiviso. Un obiettivo della soprintendente Rosaria Mencarelli era proprio quello di riaprire la ex chiesa di Santa Maria del Tricalle. Lo ha definito più volte un luogo importante e prestigioso, identitario della città di Chieti e dell'intero territorio. La chiesa, infatti, che sorge all'incrocio di tre strade, da cui il nome Tricalle, è sempre stata un punto di riferimento cittadino perché è dedicato al culto della Vergine Maria per affondare le proprie radici nel culto pagano di Diana Trivia ed oggi torna come punto di riferimento per la cultura a Chieti. Un uso consapevole di un bene chiuso da 40 anni, il partenariato si propone di diventare un tavolo di regia e di sperimentazione perché il luogo diventi un'antenna di attività culturali e sociali in grado di stimolare una prassi costruttiva tra pubblico e privato, nell'intento di promuovere attività e momenti di riflessioni utili al progresso culturale di un territorio. Il Giro d'Italia torna in Abruzzo anche quest'anno. Stamattina le autorità regionali e dei comuni interessati hanno presentato le due tappe dell'evento più importante del ciclismo italiano, quella montana con l'arrivo al Blockhaus e quella costiera con partenza da Pescara. Vediamo. Presidente, il Giro d'Italia torna in Abruzzo con la tappa che dai Serni arriverà al Blockhaus e quella che da Pescara poi andrà verso Iesi. Non era scontato che il Giro d'Italia tornasse in Abruzzo? No, infatti 6 anni consecutivi è un record insomma, importante, ma il nostro obiettivo è che il Giro non se ne vada mai dall'Abruzzo, che l'Abruzzo divenga uno snodo fondamentale, ineliminabile, lo capiscono anche gli organizzatori. È importante sapere che lo scorso anno la tappa mitologica, leggendaria di Campo Felice con l'arrivo sullo Sterrato è stata
la tappa più vista del Giro d'Italia, quindi tappe con questo fascino competono con i tapponi dolomitici e con appunto le tappe, diciamo, che finiscono negli ultimi giorni del Giro e definiscono la classifica, che non a caso lo scorso anno si fece in Abruzzo, nella tappa abruzzese. Chi conquistò la maglia rosa quel giorno l'ha portata sulle spalle fino all'arrivo e fino alla fine. Questo vuol dire che l'Abruzzo offre fascino, selezione sia dal punto di vista sportivo agonistico che dal punto di vista paesaggistico e di promozione turistica. Peraltro abbiamo scelto questo percorso perché siamo alle celebrazioni del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo e celebriamo poi con l'arrivo sulla Maiella il riconoscimento dell'UNESCO come geoparco del Parco della Maiella, quindi anche lì. Poi finito quella tappa ci sarà la giornata di riposo che consentirà comunque di dare visibilità all'Abruzzo un giorno ancora, perché poi della tappa si parla, della Corsa Rosa si parla anche quando non c'è la tappa, anche quando c'è la giornata di riposo, gli atleti si preparano, il villaggio viene allestito, quindi anche grande momento di partecipazione popolare e di vicinanza del pubblico ai beniamini del ciclismo. Poi la ripartenza da Pescara, l'occasione di nuovo di vedere tutto l'Abruzzo e di vedere quanto sia vicino il mare e la montagna nel nostro territorio, nella nostra regione, e quanto siano uniche anche le opportunità di soggiorno e di turismo nella nostra regione. Servizio questo che ci introduce alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio. Si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi del Pescara. I biancazzurri cadono in casa della Reggiana 2-0, ma quello che più lascia perplessi è la prova estremamente deludente della squadra in balia del forte avversario e quasi mai pericoloso. Sul banco degli imputati torna il tecnico Gaetano Auteri per le scelte iniziali e la gestione della gara. Il servizio è di Paolo Renzetti. Un brutto Pescara cade meritatamente al Mapei Stadium al cospetto della Reggiana, che si dimostra di ben altra pasta, tornando così ad appaiare il Modena in vetta. Nulla da fare per i biancazzurri, apparsi sempre in affanno e mai in partita contro un avversario superiore. Nel KO in terra emiliana hanno pesato questa volta anche gli errori nel corso d'opera di Gaetano Teri, che senza Memusciai e Ingrosso recupera Pompetti e Derisio. In attacco con Ferrari ci sono Dursi e Rauti, gli emiliani rispondono con il consueto 3-5-2. Nella fredda serata emiliana si gioca di fronte a 5.000 spettatori. Inizia in maniera aggressiva la squadra di casa, che pressa i biancazzurri nella metà campo. Intensità ed agonismo dei locali portano subito al vantaggio al nono minuto, quando Zita atterra in area Guglielmotti sotto gli occhi del direttore di gara, che assegna il rigore con Zamparo, che spiazza con freddezza dagli 11 metri Sorrentino, regalando il vantaggio alla sua squadra. Inizio shock per i biancazzurri, costretti già ad inseguire. I locali, dopo il gol dell'1-0, arretrano di qualche metro, consentendo a Pompetti e compagni di portarsi in avanti. La difesa emiliana, la migliore del torneo, fa però sempre buona guardia con Venturi, chiamato alla parata solo al 29esimo su punizione tagliata di Pompetti. Match con pochi acuti. Al 31esimo minuto i padroni di casa si rendono poi nuovamente pericolosi con un tiro dalla distanza di Sciaudone, che chiama Sorrentino ad una respinta difficoltosa. Squadra di casa in controllo del match, pur senza strafare, con i biancazzurri incapaci di una seppur minima azione offensiva. Si arriva così, anche tra qualche sbadiglio, al finire di primo tempo, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di Reggiana 1, Pescara 0. Avvio di ripresa con la squadra di Diana all'attacco. Al nono minuto Sorrentino salva con i piedi su Zamparo in una gara che resta complicata, con Auteri che all'11esimo manda in campo Pontisso e Clemenza per Derisio e Dursi. La miglior difesa del torneo, quella della Reggiana, chiude però tutti gli spazi e biancazzurri, costretti spesso a forzare le giocate. A sorpresa al 22esimo il tecnico del Pescara passa poi al 4-3-3 con Cernigoi e Diambò in campo al posto di Ferrari e Glianes. Il trascorrere dei minuti però non agevoli i biancazzurri, che rischiano al 25esimo sul tiro a fil di palo di Radrezza, che fa correre un brivido al portiere del Pescara. Il Delfino resta così almeno in partita, con Giambò che al 27esimo calcia dei 30 metri mandando la sfera fuori.
fuori dallo specchio. Alla 28esima occasione gol per Cernigoi, che a due passi dalla porta sguarnita della Reggiana si fa anticipare. Al 31esimo Nzita, già ammonito, ne combina un'altra delle sue andando a commettere ancora un fallo a centrocampo e rimediando la seconda ammonizione di rosso. Pescara in 10 è costretto ora ad inseguire in inferiorità numerica negli ultimi 15 minuti di partita con il puntuale raddoppio di Radrezza, che arriva al 34esimo dopo l'errore della coppia Cancellotti-Drudi. Emiliani che vincono dunque la partita. Nel finale il Delfino prova a reagire al 37esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gherardi di testa chiama alla primavera parata della serata Venturi. Troppo poco per sperare di provare a riaprire un match che la capolista vince con merito. E giovedì si tornerà in campo quando all'Adriatico arriverà la Virtus Entella. Occorrerà però un altro Pescara per evitare un'altra brutta figura. La vittoria di Viterbo consegna al Teramo una posizione molto diversa in classifica rispetto a un paio di settimane fa. Note positive arrivano dalla zona mediana del campo e dalla capacità della squadra di lavorare su più sistemi di gioco indifferentemente. Jacopo Forcella. Il successo di Viterbo avvicina numericamente e moralmente il Teramo verso una salvezza che dopo i rovesci di fine 2021 e il capitombolo di Imola sembravano quasi utopia. Io penso che poi l'analisi che abbiamo fatto dopo Imola, il gruppo ha dimostrato di aver capito. Quello... È sembrata una gara spartiacque, Imola un po' come era stato Montevarchi. Sì, penso anch'io, perché eravamo partiti molto forti a Pesaro, poi ogni tanto ho la sensazione che come cambio un attimo l'idea di strategire, quindi che non chiedo la grande aggressione in avanti, tendiamo ad avere un atteggiamento più passivo e ci snaturiamo un po'. I tre punti e la sensazione di andarsi a giocare mercoledì sera con la Pistoiese, quelli che a tutti gli effetti potrebbero essere punti determinanti per una permanenza tranquilla. È chiaro che in sfida, come sfida a salvezza, è una partita estremamente importantissima, perché vincendo metteremmo un bel mattoncino sul nostro obiettivo, quindi è una gara, una finale, come ti ho detto prima, da non sbagliare in primis nell'atteggiamento, dando continuità a quello che stiamo facendo ultimamente. Le note positive: esordio di Jacoponi, 45 minuti positivi seppur non troppo sollecitato dalla Viterbese, un centrocampo che oltre ad un Rossetti in crescendo rispetto alle ultime apparizioni ha ritrovato anche la vena realizzativa. Poi, come a Pesaro, se De Grazia va in gol di solito arriva anche i tre punti. No, è andata bene, dai, perché mi sono fatto trovare pronto, poi anche è andata bene l'azione perché mi sono inserito, mi ricordavo un po' il gol di San Benedetto che avevo fatto 3 anni fa, quindi sono felice per me, ma soprattutto per la squadra e per aver portato a casa i 3 punti che erano fondamentali per come si era messa la partita, quindi un'ottima gara, dai. La Pistoiese non è un vero e proprio match ball, ma ci si avvicina. Il Teramo incassa ancora dietro, ma ha imparato a fare male davanti e ha soluzioni per cambiare pelle, come a Rocchi, quando è passato senza troppi patemi dal 4-3 al 3-4-3 per chiudere 3-5-2 senza che alcun interprete ne abbia risentito minimamente. Sintomo che il lavoro sui sistemi di gioco c'è stato e i giocatori lo hanno ormai compreso appieno. Negli arancioni non ci sarà l'ex Pinzauti, out per squalifica, ma la Pistoiese è squadra rinnovata per buona parte. Un nuovo DS e un nuovo allenatore. La gara di andata dimostrò che il Teramo aveva le carte in regola per fare bene anche in trasferta. Sensazione poi non confermata, se non con il Pontedera e poi nel 2022 con 2 squilli, quelli che adesso sembrano valere un pass migliore delle pretendenti per la permanenza in Serie C. Siamo al volley, soffre più del previsto l'Abba Pineto che doma Savigliano dopo combattuti set. Nulla da fare per Altino che nonostante il cambio in panchina cede in 3-7 sul campo del Forte San Giovanni in Marignano. Quello appena trascorso è stato anche il weekend del ritorno dei campionati di Serie B. Sergio Zappalorto.
Ferma la 2, in a 3 soffre contro ogni pronostico, un Pineto che, dopo un primo set perso di netto, viene trascinato dal trio Bertoli di Sabato Catone e ribalta faticando il risultato 3-1 sul sorprendente Savigliano. In attesa del recupero interno contro il temibile Porto Maggiore, differito a mercoledì 23 febbraio al Pala Santa Maria alle 20:30. In a 2 femminile niente da fare per l'Altino a San Giovanni Marignano, troppo forti le riminesi contro il sestetto abruzzese che ha visto esordire in panchina mister Collavini. Ma le rossoblu hanno destato, vedi parziali, una inedita quanto buona impressione. Chissà. In B maschile la lunga pausa ha portato bene a una brillantissima Alba che torna al successo dopo una vita e lo fa nettamente 3-1 contro l'insidioso San Marino, i tre punti della speranza, cosa che invece non si è verificata per un Paglieta che continua a lottare, sfiorare ma senza concludere. È accaduto anche a Pomigliano, dove i ragazzi di De Angelis hanno perso 3-0 in un match dove i punti valevano il doppio in chiave salvezza. In B1 femminile una travolgente 3-0 senza storia nelle immagini di Scarica Ciottoli. Teatina Chieti fa secco il Porto San Giorgio, organico risicato ma di assoluto spessore grazie anche al ritorno della Corradetti e alla vena straripante di Alice Stafoggia, 21 punti su un totale di 75, e la prossima ancora a Nocciano contro il Civitavecchia potrebbe rappresentare la gara della svolta. B2, la capolista a Teramo, fa pezzi anche il malcapitato Potenza Picena, le ragazze della Corso le hanno vinte tutte. Che vuoi aggiungere? Rinviato il derbissimo tra D'Annunziana e Gada Pescara 3, brutto KO 0-3 per Acetias Montesilvano nel match spareggio sul campo marchigiano del Pagliare. Nonostante il buon esordio di Laura Delli Quadri, che rimpiazza la soppezza che ha rescisso il contratto, le ragazze di Iachini hanno lottato bene nelle prime due frazioni, cedendo in coda nettamente. Appuntamento al derby con la D'Annunziana sabato al Palaroma alle 18. Termina qui il nostro telegiornale, le notizie che avete visto le potete trovare sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo, grazie invece per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.